come eseguire l'esame RigiScan, piccoli accorgimenti sia tecnici che per eseguire un corretto esame senza incorrere in spiacevoli inconvenienti, quali possono essere il distacco degli anelli sensori e magari anche dalla parte basale, quella di mettere le batterie, che a volte può essere semplice, ma in realtà si può incorrere in un errore di posizionamento. Iniziamo dalle batterie, che devono essere da 9 volts. Si guarda il segno più e il segno meno, e all'interno dell'apparecchio c'è il più e il meno. Allora, andiamo a posizionare in questo modo, con il margine inferiore appoggiato all'interno dell'innesto delle batterie, e si spinge solamente inserendolo. Si riguarda il segno più e il meno, si va a verificare, margine inferiore, si spinge e si inseriscono le batterie. Una volta inserito le batterie, chiudiamo con lo sportelletto di protezione e abbiamo questa situazione. Quindi avremo la fascia anelastica in velcro che va a coprire l'apparecchio per intero, e poi avremo un'altra fascia velcro che verrà fatta girare intorno alla coscia. Ok, noi lo posizioneremo sulla nostra coscia, o destra o sinistra, dipende da come noi riposiamo, decubito laterale destro o decubito laterale sinistro. In questo modo lo facciamo girare, in modo tale che l'apparecchio si bloccherà sulla nostra coscia e poi andremo a chiudere, va bene? E non si muove. Avremo i nostri cavi sensori, l'azzurro verrà posizionato sulla base e il bianco sulla punta. In simulazione facciamo finta che il nostro dito sia il pene, vedete? Allora, questo sulla base e questo sulla punta. Dopodiché avremo questo pulsante, andremo a premere il pulsante di accensione e gli anelli si chiuderanno in automatico. Una volta che si chiudono in automatico, bisognerà stare fermi, bisogna fare attenzione a non muoversi per la prima mezz'ora della prima notte, che viene definita fase di caratterizzazione. La fase di caratterizzazione significa che noi andremo a collimare con il nostro pene e andremo a recepire quelle che sono le misure basali col pene a riposo. Ok? Una volta che si sono stretti gli anelli sensori, procederà alla misurazione e il monitoraggio notturno, tale da poter andare a individuare quelle che sono le erezioni che avvengono durante il sonno REM. Le erezioni che avvengono durante il sonno REM, che è il sonno più profondo, i vari sonni REM che noi abbiamo durante l'arco della notte, sono importanti, tali da poter ricavare queste erezioni. Perché? Perché la mente è scevra dalle attività psicofisiche quotidiane, si va nel sonno più profondo, ed ecco perché avremo e analizzeremo poi queste erezioni, se ci sarà una tumescenza e una turgidità sufficiente, e se queste erezioni sono nella norma o sono inferiori alla sufficienza. Questo sempre in base all'età del paziente. La scienza è una statistica, in realtà la medicina è una statistica, e si viaggia sempre su profili statistici, su tabelle. Poi, per quanto riguarda la manutenzione, definiamola così, dell'apparecchio, che cosa può succedere? Che durante la fase notturna, magari distrattamente, il paziente si tocca e può succedere che si stacca. Staccandosi quest'anello, il pistoncino va a finire all'interno della cover di protezione. Allora, la procedura da eseguire sarà la seguente: stringere forte sull'azzurro qui, nel nostro caso è questo azzurro, lo giro, lo svito, viene svitato e viene sfilato con molta molta delicatezza. Si prende una cannulina, che è una cannulina di innesto
è un po' come il corrugato della corrente dei fili elettrici. Questa cannulina consentirà di far scorrere la cover di protezione lungo il cavo. Un altro accorgimento, quando noi avremo questo, in realtà andiamo a incorrere questo problema, stringiamo poco poco qui e lo facciamo scorrere lentamente. Ecco qua, in modo tale che il cavo è tutto tirato verso l'esterno. Prendiamo la cannulina, la inseriamo sul pistoncino e poi la facciamo scorrere. Nel nostro caso, poi chiudiamo con molta delicatezza, lo accompagniamo. Tutte queste manovre vanno fatte senza forzare nulla. Ecco qua. Già che ho chiuso, stop, non bisogna forzare, non bisogna stringere. Prendiamo qua, lo strozziamo, tiriamo fuori e lo lasciamo all'esterno, il pistoncino, chiamiamolo così, insomma, l'innesto, e poi va a inserirsi qui dentro. E così abbiamo preparato questo anello. Approfittiamo di quest'altro anello che io quando l'ho messo ho lasciato il cavetto un po' chiuso. Cosa può capitare? Questo è pronto per domani, per questa sera. Questo qui è leggermente retratto, è leggermente chiuso. Allora, che bisogna fare? L'indomani, quindi per questa notte noi li prepariamo. L'indomani, quando si vanno a sfilare, dal bene che tu spegnerai l'apparecchio, magari rimangono così, un po' stretti. Allora tu prenderai questo punto qui. Stretto stretto con le due dita, tenendolo dritto, vedi, con le due dita piano piano lo divarico. Eccolo qua, ed è pronto per la notte. Poi controllo se si è svitato un pochettino qua, faccio fare un piccolo giretto, basta, così è sufficiente. Verifico l'attacco e questo è pronto. Idem questo, l'abbiamo già preparato. Quindi questa è l'operazione che abbiamo visto, la prima fase, quella che noi posizioniamo l'apparecchio. Gli anelli devono essere sempre divaricati in modo giusto, in modo corretto, tali da consentire il ristringimento e la corsa totale per una corretta misurazione. E abbiamo visto anche eventuali problemi che possono sorgere durante la fase notturna, come tra i quali è quello del distacco dell'anello, e quindi abbiamo visto il reinserimento d'innesto della cover di protezione. Tutto questo per 3 notti. Grazie. E 2 batterie a notte. Ah, ma ce l'avete queste batterie? No, O le devo comprare? ognuno si compra le proprie batterie. Poi questo qui. La mattina successiva, magari l'anello non è così largo come lo vedrei adesso, magari è un po' più strettino. Allora, tenendo stretto qui, in modo tale che non si apre, con le nostre dita piano piano lo allarghiamo in questo modo. Ok, fino alla massima tensione. Basta, solo questo deve fare. Beh, Ok?